ha già dato la sua risposta che trasforma la sconfitta in vittoria, che il luogo dell'infamia in centro di attrazione universale. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Nella carne dell'agnello immolato, tutto è compiuto. Si attua la salvezza voluta dal Padre. Vangelo di Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei, poi disse al discepolo: ecco tua madre. Dopo questo, Gesù, sapendo che ho volgerato lo sguardo a colui che ha... A te guardiamo, Redentore nostro, la desideriamo, gioia di salvezza, a te troviamo, grazia di perdono. Il soldato aprì il costato e schiuse il tempio sacro, dove ho scoperto un tesoro e dove ho la gioia di trovare splendide ricchezze sopra a questo mistero. Ho ancora un altro significato mistico da spiegare. I simboli del battesimo e dell'Eucaristia sono usciti dal costato. Quindi, così Cristo ci ha donato l'acqua e il sangue. E come il fianco dell'acqua fu toccato da Dio durante il sogno, così Cristo ci ha dato il sangue e l'acqua durante il sogno della sua morte. Vedete in che modo Cristo unì a sé la sua sposa. Vedete con quale cibo ci per il suo sangue lasciato. Con il suo sangue alimentiamo la nostra vita. Come la donna, nutre il figlio col corpo d'acqua. Così Cristo nutre costantemente il vostro sangue coloro che ha rigenerato. Thank you.
che volevano arrestare il cammino della verità e della giustizia. Ma questo infrangersi per noi è la salvezza. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Ed essere qui a contemplare ritualmente ancora una volta un corpo crocifisso, dolente, squarciato, ci rassicura che il suo sangue è ancora versato e si versa ancora oggi per la nostra salvezza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona Pasqua a tutti. Gesù è risorto e vive nei nostri cuori.